Fly CGL e Fai CISL hanno denunciato la rottura delle trattative di secondo livello nelle marinerie del Veneto. Nonostante i numerosi incontri con le associazioni di categoria, a oggi non è stata fornita alcuna risposta. Questo fatto è stato considerato incomprensibile, specialmente considerando che il settore, nonostante le difficoltà degli ultimi anni e soprattutto durante la pandemia, è rimasto attivo grazie all'impegno dei lavoratori imbarcati. Le organizzazioni sindacali non chiedono richieste impossibili, ma soltanto un modesto riconoscimento per i dipendenti e le loro famiglie. A differenza degli armatori, i lavoratori imbarcati non hanno ricevuto alcun tipo di sussidio, nonostante l'esigenza di un ammortizzatore sociale strutturato come la Cassa Integrazione Salariale Operaia Agricoli CISOA, che si è rivelata essere poco più di una scatola vuota. Si chiede alle associazioni di categoria un maggiore impegno nel riconoscere ai lavoratori imbarcati un premio tramite la contrattazione di secondo livello. Questo è fondamentale per evitare la perdita del personale, che potrebbe decidere di cercare lavoro altrove. Questa eventualità sarebbe dannosa e controproducente, soprattutto considerando che nella maggior parte delle marinerie italiane è già presente un accordo sindacale di questo tipo. È inaccettabile che Marinerie del Veneto, soprattutto a Chioggia, la più importante d'Italia, tale accordo non sia ancora stato istituito. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.